Bentrovati nel nostro consueto appuntamento settimanale per parlare del vecchio caro ISEF. Come sempre con me il professore Alfredo Pagano Buonasera. e oggi siamo soli tutti e due per scelta del professore che, come aveva annunciato nella precedente trasmissione, in questa elencazione di chi è stato protagonista di questa bellissima realtà, ci teneva a completare appunto questa elencazione parlando anche del personale ATA che insieme ai docenti, ai discenti, ha collaborato a rendere questa realtà una realtà di cui siamo ancora orgogliosi. Quindi oggi con Alfredo parleremo appunto di anche queste persone che hanno lavorato per tanti anni Certo, nell'Istituto certo. Superiore. Prego, Alfredo. E allora, queste persone sono stati l'asse portante di quello che è l'istituto, che sennò non poteva reggere, non poteva operare. Io ti parlo del personale di segreteria e ti parlo del personale invece di subalterni che preparavano e pulivano e mettevano a posto le varie palestre e le varie aule per l'attività. Ovviamente noi parliamo di personale che aveva a capo un direttore amministrativo, che è il caro Benito Da Ponte, che reggeva lui l'amministrazione non solo dell'istituto in generale, ma ovviamente direttamente del personale non docente. Poi parliamo di tutti coloro che sono stati affiancati in questa attività e che penso che per l'operatore farò vedere le varie foto che abbiamo scattato e messe nel famoso libro dell'ISEF di tutto il personale, sia ausiliario che La amministrativo. nostra regia li farà vedere man Sì, mano che parliamo. man mano. Tieni presente che forse in quella fotografia manca un personaggio che per me sta molto a cuore perché è stato colui che io ho incontrato per primo come subalterno, che era Angelo Scarpellino di Caero e che purtroppo non c'è Ci ha più, lasciato. che ci ha lasciato e che già allora non c'è nelle fotografie perché non c'era. All'epoca perché era andato via, poi dopo purtroppo è finito. Ma lo volevo ricordare perché è stato colui che mi ha ricevuto come allievo e poi è stato vicino, Quando perché eri era il capo, poi tutto sommato era il capo del personale ATA, cioè quelli che poi dovevano adempiere a quelli che sono gli adempimenti delle palestre, nelle e quindi era lui pulizie. che era il capo in testa, diciamo. Questa è un pochettino la prima parte di questa trasmissione oggi senza nessun ospite. Poi dicevo che era opportuno fare un piccolo riesame. Io penso che noi abbiamo fatto, grazie a voi, veramente una cosa molto bella di questa. C'era una volta l'ISEF, perché ti dico che incontro vecchi studenti, laureati, eccetera, che hanno almeno visto una trasmissione. E oggi dirò di più, nel cercare una fotografia mi sono scorso tutto quello che Manfredo Fucillo, che è stato bravissimo a fare ISEF 79 e dintorni, ma è una cosa veramente, un'enciclopedia di quello che la sua pallacanestro e quelle che sono state le storie dell'ISEF attraverso le pubblicazioni di quello che sono state elenchi, fotografie, veramente una cosa eccezionale. Guarda. Alfredo, se oggi dovesse, se l'ISEF continuasse, se questa favola si potesse un'altra volta realizzare, secondo te che cosa dovrebbe avere? In Allora, tutti questi anni qualcosa è cambiato? tieni No? presente che io in tutte le trasmissioni ho messo sempre un filo di speranza a quello che era il futuro dell'ISEF, un futuro a dimensione di quello che era l'ISEF di una volta, Perché oggi è scienze certamente motorie. con scienze motorie, dove, ripeto, la legge che è stata creata, anche se era un po' deleteria, comunque non era completamente negativa verso l'ISEF. È vero che noi dobbiamo dire che la legge doveva essere una legge di trasformazione dell'ISEF, non di commutare l'ISEF in un corso di laurea in scienze motorie, ma trasformare l'ISEF in corso di laurea in scienze motorie. E questo non è avvenuto. Però nello spazio della legge c'era ben visibile una dimensione di quello che erano le attività già svolte dall'ISEF, e ti parlo essenzialmente delle attività pratiche, che in effetti rendevano obbligatori
le università che l'acquisivano, non solo di prendere il personale che era già in dotazione presso i vari ISEF d'Italia, ma quindi automaticamente inserirli in quelle che erano le attività specifiche. Certo. Certamente non potevi prendere un insegnante di pallavolo e fare insegnare medicina dello sport, che era tutta un'altra cosa. Doveva essere in relazione a quelle che insegnava. Diciamo, inizialmente è stato fatto. A Napoli posso dire che io ho dovuto puntare i piedi affinché si facesse, anche perché io, come ruolo che avevo come direttore tecnico, sono stati obbligati ad assumermi nel nuovo corso di scienze motorie come direttore tecnico sportivo. Quindi comunque dovevano rivolgersi a me. Purtroppo questo poi a poco è stato ridimensionato fin quando io non sono andato in pensione ed è andato proprio a scomparire. E quindi la parte pratica, se prima si faceva un poco, adesso non si fa poi più non si fa più. Cioè si fa perché c'è per legge che lo devono fare, però attingono per questa attività o alle palestre che fanno un'attestazione o al CONI che fa i corsi collaterali in convenzione con le scienze, con la parte, con le scienze, facoltà di scienze motorie, dove danno gli attestati e quindi la competenza teoricamente, perché capirai che fare un corso di un periodo abbastanza ristretto di tempo ti può dare competenze assolutamente valide. E poi ci manca una cosa pratica, ci manca il vissuto motorio, che già abbiamo parlato la volta scorsa, se ben ti ricordi, sì. Perché il vissuto motorio, se tu non hai provato il movimento che devi fare, non puoi capirne né l'essenza dal punto di vista scientifico, né le difficoltà dal punto di vista attuativo. E questa è una realtà purtroppo che è venuta a mancare completamente negli istituti. Ancora oggi noi sentiamo che di quelli che escono dalla scienze motorie si lamentano che non sanno niente. E chi va a insegnare nelle scuole, i dirigenti scolastici mettono le mani nei capelli perché non sanno, non sanno neanche come fare a farli insegnare. E noi abbiamo sempre detto questo. E allora, Ti stavo dicendo, poi, quindi detto questo, sì. Stiamo cercando sempre di trovare il filone giusto per poter immettere in un corso di laurea di scienze motorie attuale quello che è la parte tecnico-pratica abbinata a questa università, sperando di trovare una università disposta a fare questa. E speriamo che questo non rimanga un sogno soltanto. Senti, tu ci tenevi oggi a ricordare una persona, perché oggi cade il compleanno di un insegnante, la professoressa Brusa, mi pare. A te, esatto. La parola che allora, volevi ricordare. Marisa Brusa. Marisa Brusa è stata una campionessa italiana di nuoto, ha insegnato all'ISEF. Era una donna dal punto di vista professionale eccezionale e preparatissima. Alle donne, quando andavano a fare piscina, o faceva quello che diceva lei, oppure niente da fare, come un po' tutti gli insegnanti dell'ISEF, comunque lei in particolare. E tanto è vero che quando c'era qualche volta capitava la ragazza e diceva: non posso fare oggi nuoto perché c'ho il ciclo. E lei? E lei diceva: che problema c'è? Vai in piscina. In piscina. Per dirti quello, quindi vorrei ricordare con molto affetto e con molta veramente con amore questa collega, amica e docente che è stata all'ISEF, che ovviamente non va disconosciuto a tutti gli altri che ci sono stati, che purtroppo non ci sono più. Ti dico soltanto un esempio: oggi sfogliando il libro per cercare una fotografia di Marisa, che lei era schiva, non l'ho trovata in nessuna fotografia, e mi è uscito fuori una fotografia di Emilia Zito, professoressa di musica che noi abbiamo già parlato in posto, una donna eccezionale, unica, che ovviamente quando vedevi i mascetti non ci vedeva più, e ci sta questa fotografia con tutti i 3, 5, 6, 7 ragazzi, mi ricordo, con i fiori in mano, che era uno spazio, è veramente... Vedi, tu hai vissuto con tanto amore questa realtà lavorativa che ancora adesso, quando ne parli, certo, illuminano gli occhi. Allora noi abbiamo, come avevi promesso, abbiamo dato spazio anche al ricordo di questo personale, sia di segreteria che di collaborazione pratica, diciamo, pulizie, a preparare gli attrezzi, che hanno contribuito a far sì che questa realtà andasse avanti in maniera perfetta. Perfetto. Allora ti aspetto la prossima settimana. La prossima settimana con nuovi ospiti, sempre illustri dal punto di vista sportivo e dal punto di vista professionale. Per questa seconda stagione. Seconda stagione, certo. C'era una volta l'ISEF, che continuerà. Grazie ancora, grazie a voi per l'attenzione. Grazie a te.
Senti.